Ogni volta che vedete un video nuovo sul mio canale YouTube qui alla Lady Class c'è un prodotto nuovo da vedere. Questa volta, grazie a Filmagini Produzioni, abbiamo qui con noi a mano uno zaino talmente piccolo che potrete già immaginare cosa c'è dentro: il Mavic Pro. Apriamo subito lo zainetto. Cosa ci sarà dentro? Poca roba. Vediamo un po'. Partiamo subito con il piccolissimo e compattissimo Mavic Pro. All'interno della valigia abbiamo anche due batterie. Questa valigia non è l'originale della DJI, ma effettivamente ci sta talmente tanta roba che verrebbe quasi voglia di comprarla. Se magari volete sapere dove l'ho presa, anzi dove l'ha presa Filmagini Produzioni, nel link in descrizione magari ci mettiamo i dettagli. Questo è il piccolissimo radiocomando al quale va collegato il nostro telefonino, e qui dentro abbiamo un sacco di altri scomparti che ci permettono di inserire veramente tantissimo materiale all'interno, compreso su uno zaino, su una sporta esterna, anche tutti i caricabatterie e quant'altro. Ma bando alle ciance, so che ve ne frega poco della parte dell'unboxing e andiamo subito a provare questo Mavic. Partiamo dal radiocomando, veramente compatto, ma ne avevamo già parlato ancora con l'altra recensione che avevamo fatto al VRC. Se non l'avete vista, cliccate qua in alto e dateci un'occhiata. E lo apriamo in questa maniera qua per andare a posizionarci il telefonino. Ha una stabilità incredibile, ha una presa veramente fatta bene. Partiamo accendendo il radiocomando con il solito metodo, un click veloce e un click prolungato. Poi andiamo ad attivare l'applicazione DJI Go 4. Nel frattempo, mentre accendiamo la DJI Go 4, andiamo ad aprire il nostro piccolo, mamma mia quanto è piccolo, andiamo ad aprire i due bracci anteriori, prima dei bracci posteriori perché altrimenti non riuscite ad aprirli, e poi i due bracci posteriori. L'unica cosa che dovremmo ricordarci di staccare è il piccolo aggancio della telecamera posteriore, perché altrimenti il gimbal sarà bloccato. Vado ad accendere anche il mezzo, solito suono classico del Mavic. Una cosa interessante di queste eliche a chiusura rapida è che si aprono automaticamente. GPS mode, ok, ha appena preso il GPS mode. Per armare i motori abbiamo il nostro CNC, quindi le due leve verso il basso e il centro. E vedete che le eliche si aprono automaticamente. Abbiamo armato i motori e quindi decolliamo e vediamo come si comporta questo mezzo finalmente all'aria aperta, perché l'ultima volta vi ricorderete che l'ho provato solo in una cavolo di gabbia da 3 metri per 3. Che dire? Nell'ultimo periodo ne abbiamo provati di mezzi, ma vi garantisco che questo è mostruoso. È mostruoso, veramente. Per farvi capire come reagisce il Mavic quando lo andiamo a spostare, lui si ritorna sempre e comunque sul suo punto. Tra l'altro, sotto, qui sotto, abbiamo i sonar e le telecamere di posizionamento che mantengono ancora maggiormente fisso il drone mentre vola. Facciamo una ripresa test per vedere come va. Thank you.
come tutti gli altri mezzi di DJI, abbiamo anche qui la possibilità di impostare lo sport mode, e quando andiamo a volare in sport mode questa è la velocità di crociera. Nel frattempo suona, perché ricordiamo che anche il nostro piccolo Mavic ha dei sensori di posizionamento e dei sensori di prossimità, quindi se io do tutto comando verso di me, verso di là va via, ma se io mi punto, lui si ferma e non viene più avanti. Le mie impressioni su questo mezzo? Fantastiche, uno dei migliori mezzi portatili e utilizzabili in tutte le situazioni. È veramente piccolissimo, guardate il fatto che sia così minuscolo anche quando è aperto, ci dà la possibilità di utilizzarlo ovunque. L'unica cosa è che qui sotto questi sensori sono molto sensibili, quindi se inavvertitamente volessimo andare a recuperare il mezzo manualmente, quindi con le mani, anche se non è veramente consigliato, anche se volessimo prenderlo con le mani non è possibile farlo, perché si allontanerebbe da noi. Quando il drone è in volo, seppur con l'inclinazione massima, ha la possibilità di avere una visuale completa davanti a sé, perché la telecamerina non inquadra mai le eliche. Direi che ho detto tutto quello che si poteva dire. È stata una recensione così improvvisa, perché non mi aspettavo. È arrivato il nostro amico di Filmagini che ci ha permesso di fare la recensione, quindi ho colto la palla al balzo, perché tanti mi avevate chiesto di fare due chiacchiere in più su questo prodotto. Spero vi sia piaciuta come tutte le altre. Pollice in su, non tanto per il mio video ma per il piccolo Mavic, che è veramente fantastico, un drone splendido. Non sono stato pagato per dirlo, quindi è proprio una figata, ragazzi, questo drone. Pollice in su anche per il mio video. Iscrivetevi al mio canale. Un saluto a tutti quanti. Ciao!